Ora, cioè. Posso dirti, nel mio calcio questo non è mai rigore. Attenzione, invece... rigore per l'Inter, certo rigore per l'Inter, fallo su Dumfries da parte di Morata, il cartellino giallo per certo Morata, c'è un pestone, allora c'è una selva di gambe, ci sono tre giocatori della Juve vicino al lato corto destro dell'area di rigore bianconera, tre giocatori della Juve, Dumfries riesce a trovare il pertugio giusto per toccare prima la palla rispetto agli altri, Morata arriva con la frazione di secondo in ritardo da pestare il piede di Dumfries. È un contatto che l'arbitro ha giudicato non da rigore, poi il VAR ha richiamato Irrati e ha fatto sì che l'arbitro andasse a rivederlo. Calcio di rigore concesso, Çalhanoğlu mi sembra pronto a battere. Però ha munito Alexandro. Scusa Filippo, infatti. Ah, forse, allora, secondo forse me ragazzi il fallo che causa il rigore, è quello che vi ho detto prima, non è che Alexandro che dopo che Morata pesta il piede in modo lieve, ma lo pesta. Alexandro con l'altra gamba gli tira un calcione. Ah, sono due falli. Quindi scusate, però ci siamo. Punto, chiuso. Ci siamo, rigore. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu contro Szczęsny. Minuto 46. Tutto pronto. Fischia Irrati. Parte Ciala. Eccolo qua. Parato. Szczęsny! Gol! Non c'è carica sul portiere qua? Annullato. Ah, è fallo. Annullato. Annullato. Wojciech! Non ci credo. Wojciech è il numero non so quale di questa stagione, ma è diventato un pararigori totale. Adesso attenzione che c'è una mega rissa in area di rigore, perché Dybala chiede il fallo, il cartellino giallo per un fallo sul portiere. Çalhanoğlu calcia, poi dopo arriva. Non ho capito. Ah no, ma non c'è fallo qua, oh. È quello della Juve che la butta dentro, Ma lo vanno a rivedere comunque. Ma cos'è? Ma fallo di che? Lo vanno a rivedere, lo vanno ma a rivedere. Fallo non c'è. Ragazzi, sul portiere non puoi andare così, però ci sono anche altri giocatori, cioè. No, ma va, è andato sulla palla, sono in tre contro, sono tutti della Juve, ragazzi. Della Juve sono, questo ragazzi, lo vanno a rivedere. Allora, ragazzi, allora Szczęsny para il rigore, ma questo è dato di fatto. Oh. La palla colpita da non so bene chi finisce in rete. Ma questo è gol, ma questo l'arbitro è gol. L'arbitro fischia. No, Chiellini mi sa. Guarda, Ciala va sulla palla, colpisce Chiellini. Il pallone. No, colpisce quello della Juve il pallone il e ginocchio. Poi c'è il colpo di tacco di Danilo. Il ginocchio di Danilo. Questo è gol. Perché non dovrebbe essere gol? Allora, l'arbitro fischia un fallo, secondo niente. Me, di confusione totale. Sì, ma è bello, ma lo devi andare a vedere adesso. C'è non un gol. Non ci sto capendo niente. Si può andare a rivedere perché c'è un gol e quindi si può e si, probabilmente si deve andare a rivedere. Ma l'arbitro, fa? Infatti, sta facendo detto il che check. Impara questo qua. Questo ma lì, ma qual è il fallo di chi è? Non ho capito. Cioè, ma di chi è il fallo? Çalhanoğlu, ma Çalhanoğlu non fa fai sto gol e basta, fai sto gol. No, a parte io. Il rigore tirato in maniera ma imbarazzante. Non ne azzecchiamo cioè, uno. Ma quanti ne abbiamo sbagliati quest'anno di rigore? Ma perché Quadrato lo spinge? Perché Barella sta spingendo Quadrato? Sì. Ma che cosa ha fischiato? Non l'ho capito. Te l'ho detto prima. Sta parlando ancora col VAR. L'ho detto prima. Allora, dell'adito. Ci sono 5 minuti di recupero, ma si andrà ben oltre. Boh. Çalhanoğlu ha sbagliato il rigore, Szczęsny l'ha parato, sulla ribattuta succede qualcosa, la palla finisce in rete, l'arbitro però alza il braccio e fischia un fallo, ma adesso c'è un check in corso, potrebbe essere convalidato il gol all'Inter. Barella, dai, vai via, tanto non cambia Marte, niente. Io ragazzi, come vi ho detto in pubblicità, prima che andassero al VAR, per me era rigore. VAR, gol. Gol. Beh, ragazzi. Ha fatto si fallo. Rifà, si ribatte il rigore. Ah, ha trovato il modo per risolverla. Ragazzi, ha trovato il modo per risolverla, fa ribattere il rigore. Perché rigore? Cioè, c'era gente all'interno dell'area. Che senso ha? C'era gente all'interno dell'area. Vediamo. Sì, l'ha fatto anche ieri Salerno. Credo Chiellini. De Ligt. Eccolo no, De Ligt. Qua, De Ligt. Sì. Che sì. Tra l'altro è quello che va sulla palla. Ecco perché esatto. Fa battere stessa rigore. Cosa che è successa l'altro è giorno. Che fa no, è la stessa cosa successa in Salernitana a Torino. Ma tocca a Danilo, ragazzi, non tocca De Ligt, tocca a Danilo. Sì, però De Ligt interviene ed è attivo nell'azione. No, certo, quello c'è. Cartellino giallo per De Ligt. È vero, French, come Salernitana Toro. No, Salernitana Toro. Quadrado e Skriniar ammoniti per protesta. Sta dando dei cartellini. Sì, ha perso completamente sì, la partita. Sì. Detto e dall'inizio. Ancora tre quarti d'ora da arbitrare nel secondo tempo. Finisce non oso immaginare. Finisce 9 contro 9. Si ribatte il calcio di rigore dell'Inter. Ammonito Skriniar, che non vorrei fosse stato fosse diffidato. Lautaro così, sicuro, Vidal. Bastoni, se non sbaglio. Forse Bastoni. Spinta su Lautaro. Vediamo se ritira Çalhanoğlu o se tira Lautaro adesso. Tanto voglio dire, tanto, ne abbiamo sbagliati con tutti i rigori. Nel frattempo siamo arrivati al 50esimo, ma dei 5 di recupero praticamente non si è giocato un minuto perché è stato dato il rigore nel recupero. C'è la Nogo ancora. Ancora, no, ma no, ma no, ma vabbè, perché? A Belotti è andata bene ma l'altro perché? Giorno, no, Alessandro, no, no, a Belotti Francesco, è andata bene. Ma no. Francesco, va, Szczęsny ha visto. Ha visto Belotti che ha tirato Ciala, due volte dalla stessa parte. Ciala. Ma allora siamo proprio... Ciala, fischia Irrati. Tira poi non prende la rincorsa. Ah, gol! Oh! Ciala! No, oh, no, ritira
1-0 per l'Inter, gol di Çalhanoğlu su calcio di rigore, il secondo lo fa buono, mette la palla stavolta più angolata, prima era un tiro centrale, la intuisce Szczęsny ma non ci arriva, settimo gol in campionato per Çalhanoğlu, 1-0 per l'Inter, bello stavolta il rigore. Imparabile, questo è imparabile. Calcio di rigore realizzato da Çalhanoğlu, l'Inter è in vantaggio a Torino. Un finale di tempo veramente incredibile, primo tempo dominato quasi dalla Juventus, rigore per l'Inter, sbaglia Çalhanoğlu, l'arbitro lo fa ripetere, la furia di Massimiliano Allegri che viene trattenuto, mamma che sceneggiata Allegri a bordo campo. Lo buttano fuori a questo. Qui rischia il rosso Allegri, eh. Beh però ragazzi, allora, cerchiamo di, io chiedo anche aiuto a Francesco per non fare quello di parte. Allora, sì. Rigore che Francesco dice c'è. Assolutamente sì. Guarda, te lo dico, l'ho spiegato adesso, okay, è stato ripetuto, vai. Perché De Ligt era già in area di rigore. Appunto, quello che ho detto prima io. Quindi la prima cosa da guardare è quella. Ok, giusto. Attenzione che l'Inter prende il pallone, può ripartire, Barella sulla sinistra, Barella avanza, e Rabiot oggi è un fulmine. Bravo Rabiot qua. Però ragazzi, io l'ho detto per mezz'ora, 40 minuti, 20 minuti, e va sempre in sottobosco questa cosa. La Juve fa le cose esattamente come con il Villarreal e con l'Atalanta, uguale, stessa roba. Comunque, il rigore... da ripetere o non da ripetere, se è quello che è successo con Belotti va ripetuto, ma comunque secondo me il gol era regolare. Sì è vero, Sulla ribattuta chiedo a voi juventini, perché non voglio essere quello da parte Inter per anche forza, perché, chiedo anche agli juventini. Nella ribattuta c'era Çalhanoğlu, calcia, poi dietro arrivano due giocatori della Juve, uno Chiellini e l'altro è Danilo, se non sbaglio. All'inizio siccome interviene il VAR, il VAR vede che c'è prima un'altra cosa, cioè il fatto che il rigore debba essere ripetuto perché c'è un giocatore in area di rigore, quindi tutto quello che succede dopo, se anche fosse uscito in calcio d'angolo, era per parlare della rabbia di Allegri, capito? Era per quello, nel senso. No, ma io ti dico, guarda, io sono d'accordo, guarda, non me ne frega niente se gli juventini dicono ma come, questo sembra che patteggi, il rigore c'era. Se De Ligt non fosse entrato in area di rigore, secondo me, visto che sono i giocatori della Juve ad anticipare il giocatore dell'Inter, a buttarla praticamente dentro da soli, sarebbe stato dato comunque il gol del vantaggio. Quindi è giusto ripetere il rigore perché la regola dice questo, bisognerebbe farlo sempre. Se non l'avessero ripetuto sarebbe andato in vantaggio l'Inter lo stesso, quindi non cambia niente. Bravo Francesco. Siamo all'ottavo di recupero, ragazzi. Anche Dybala, 52 di gioco, 1-0 per l'Inter col gol di Çalhanoğlu, va a Cuadrado, deviazione. Barriera. La palla rimane lì, c'è Vlahović fa il rigore che è in ritardo per calciare, esci. No, mamma mia, ma è un pericolo. Danilo, non entrare Lautaro, non entrare, stai fermo lì. Rabiot, allarga sulla sinistra, erano 5 minuti di recupero ma siamo oltre, siamo a 7 minuti e mezzo ovviamente con tutto quello che è successo. Cuadrado palla dentro, oh mamma! C'è Morata che fa la finta su Vlahović che tira, chiude troppo il piattone qua di destro, la palla esce di un metro, abbondante, cazzo, bisogna centrare la palla. Oh, ma non si dice così. Che cavolo, scusami. Mannaggia. Mamma che molli ragazzi davanti. Noi però molli dietro, cioè... Mamma mia! La porta è là! Dybala, Vlahović, Morata, la porta è là! Intanto perché ci sta seguendo da casa, siamo al 53esimo del primo tempo, ve lo dico. Cioè, siamo ancora nel primo tempo, no, si finito. Sta giocando un'infinità. Finito. Ah no, non è finito. Si gioca. C'è da recuperare ancora. Inter, vediamo a metà campo con Brozo. Non fare interruzione, mi ha detto. Che si va a 90 minuti tirati, praticamente. Palla siamo dietro... al nono di recupero. Per Andanovic. Andanovic per D'Ambrosio. Lato corto destro dell'area. Va a toccare, mamma mia, una pallaccia per Barella. Che poi deve inseguire un pallone a rimorchio. Via da lì. Spazza Andanovic. Lancio lungo a cercare Dumfries. Anticipato. Recupera Çala subito di prima. Un lancio Bravo. Per Lautaro. C'è la grande uscita di Szczęsny, ma c'era fuori gioco di Lautaro. Oh! Chissà se dopo 9 minuti di recupero... Cavolo, un metro indietro andavi... Ragazzi, cioè, questo è un film già visto, rivisto. Bastoni, recupera palla su Vlahović, cerca Brozo. Non so quanto si andrà avanti perché non so quantificare. Beh, a questo punto siamo a 54-11, secondo me arriva a 55, cioè 10 minuti di recupero nel primo Zaccaria, break in mezzo a campo, possiamo andare sulla destra. Brozovic, non c'è nessuno, ragazzi. Se non Cuadrado, bravo, che poi viene chiuso Perisic. Ruba palla Perisic a Cuadrado, ma Brozovic 2,25 euro per giocare sto pallone. Ora rischiamo lì in palleggio al limite della nostra area, poi Brozo allarga per Dumfries, ancora per Brozo. Ma tu Francesco vuoi vincere per libidine, lo capisco, perché
ancora crede allo scudetto, sinceramente. È per la seconda cosa, ovviamente. La libidine è la vittoria a maggio, questa di stasera è una cosa che può servire ad arrivare a quello. D'Ambrosio caricato da Morata, via da lì, ma che fate? Ma fa schifo buttare. Finisce il primo laterale. Tempo, 1-0 per l'Inter, rigore di Çalhanoğlu, ma io non sono contento per niente. E dopo niente. 10 minuti di recupero finisce il primo tempo, questa è la nuova classifica dopo i primi 45 più 10 del primo tempo, Milan e Napoli a quota 66, Inter a quota 63, Juventus momentaneamente ancora ferma a quota 59. Sono saltati un po' gli schemi, a questo punto doveva incominciare il secondo tempo, invece siamo soltanto nell'intervallo. Prendiamoci due minuti, bevete un bicchiere d'acqua e poi up and down e tutti i commenti di questo primo tempo che sicuramente farà molto discutere tra poco. Estenderemo anche il discorso sul secondo tempo anche ai nostri amici in studio. Andiamo intanto con gli up and down. Marcello, parto da te, chi sale chi scende della tua Juve di questo primo tempo? Vabbè, sicuramente, allora io metto tra gli up, ho messo Cuadrado, perché secondo me fin quando la Juve ha attaccato è stato sempre lui l'ispiratore, quello che ha dato più fastidio alla retroguardia dell'Inter, e quindi gli do 7, perché poi è sempre anche più cercato, sono i compagni lo cercano spesso ed è quello che prova a fare del movimento lì davanti, a creare occasioni, quindi 7. Mi è piaciuta anche la Morata come ha lottato molto, ha rischiato anche di far passare in vantaggio la Juve con quel suo colpo di testa seppur impreciso, quindi Morata 6 e mezzo, e poi premio Szczęsny, perché Szczęsny gli do 7, perché è vero che poi quella parata è stata inutile, ma ne aveva fatta anche una prima su Skriniar che noi non abbiamo calcolato, ma è stata una parata importante, perché Skriniar gliel'aveva comunque piazzata bene, quindi secondo me si merita 7 anche Szczęsny. Piuttosto che mettere Rabiot, Marcello, che stavolta No, però Rabiot era compreso tra i positivi stavolta, l'avevo anche già inserito. Vabbè, già qualcosa, dai. Secondo me Szczęsny, cioè, poi sto rigore lo fai ribattere, vabbè, però aveva fatto una paratona lì e poi aveva fatto quella precedente parata, quindi secondo me si merita un buon voto, perché è stato sfigato che gli aveva fatto ritirare, per poco non glielo ripara. Poi nei negativi metto Alessandro, perché è balbettante, proprio balbettante, fa errori, cioè non lo si vede mai in fase offensiva, in difesa spesso perde la palla, fa falli, fa il fallo decisivo sul calcio di rigore, più che 4 non ne posso dare. Poi Vlahovic non è in serata perché non è servito, un po' lui soffre la marcatura di Skriniar, quindi stasera gli do 5. Poi scusate, ma io come terzo ci metto l'arbitro Irrati. Lui si becca 4, perché non puoi dirigere una partita come Juve-Inter così. Se non te la senti, chiedi la sostituzione quando fanno le designazioni, perché sembra un arbitro che non se la sente. Cioè, non è possibile. Ma cos'è? Ti inventi allora o dai l'autorete all'Inter, oppure che cavolo fai ripetere il rigore perché è entrato De Ligt che era lì all'estremità sinistra dell'area. Però da regolamento, Marcello, quello è giusto, dai. Cioè, onestamente... Ma no, ma è un incapace, ha ragione il mio allenatore a arrabbiarsi, infuriarsi, è un incapace, non la sa gestire la partita dal primo minuto, quando anche Tramontana si è lamentato del giallo, per me il giallo lo prende perché è fallo di, come si dice, gioco pericoloso lontano, però effettivamente 90 secondi, 30 secondi già dai gialli e poi dopo dava gialli di qua, gialli di là, cioè il rigore non ci ha capito niente. D'accordo. Lo fa ripetere perché non ha capito lui stesso cosa è successo. Marcello, io all'inizio della partita, quando ha ammonito subito Lautaro che si discuteva sul fallo, sì, mi è sembrato, e ho detto anche che dal mio punto di vista, dalle due squadre che tutti dicevano nella partita, chiaramente con un valore importante, dove le tensioni ci saranno sicuramente, io ho detto, a me dà l'impressione che l'arbitro è quello più teso, e sembra un arbitro che è la prima partita che arbitri. Cioè, l'arbitro si vede proprio che la sta patendo questa partita. Ma come gestisci la situazione del rigore? Come la gestisci? Sì, però, devo dire la verità, però, che anche Mazzoleni non gli dà una mano, dal VAR anche Mazzoleni non gli dà una mano. Però Marcello, l'atteggiamento di Allegri non ci sta, perché se tu non fai ripetere il rigore, devi dare il gol, perché lì non aveva fatto niente nessuno. Il gol era regolare. Però invece mi sembra di dire... Però Mazzoleni al VAR intanto lo salva perché pesca il rigore che lui non ha visto, tanto per incominciare, perché lui quel rigore lì non lo dà, glielo dà Mazzoleni e lo richiama al VAR. E poi comunque Mazzoleni secondo me gli mette la pulce nell'orecchio, perché lui annulla il gol all'Inter sulla ribattuta
a caso. Però, a caso, io, però io mi chiedo una cosa. Un fallo di confusione che non c'è. Fra, e Mazzoleni lo salva dicendo: guarda, che no, se proprio cosa, te la vuoi cavare, fai ribattere il rigore, perché quantomeno entrato in area. Mi chiedo una cosa che io ho visto è: vari giocatori dell'Inter, ma poi anche chi era Lautaro che è andato a sbattere sopra a Szczęsny, cioè andando a sbattere sopra Szczęsny lo tieni giù. No, Fammi sentire, farà. Allora, io mi chiedo però come sia possibile che io da qui, da un monitor grosso così, mi accorgo dopo un secondo che il che c'è stato un fallo da uno dei due tra Morata e Alessandro su Dumfries, perché come cade è irregolare, cioè non può inciampare improvvisamente così. Cadono tutti, sì, ma cade in modo vero, cioè non c'è un tuffo, una gamba trascinata, si vede che uno arriva addosso, infatti stavo lì a dire non andati addosso che sulla riga dell'area, stavo pensando quello, e fanno esattamente quello che non devono fare. Dove sbaglia l'arbitro? Perché Mazzoleni fa ribattere il rigore per il fatto di De Ligt, sì, ok? Sì. Però era molto più semplice fare un overrule, l'hanno chiamato adesso, dove tu andavi a analizzare quello che era successo, ok? E lasciavi correlazione, dovevi convalidare il gol. È quello che abbiamo punto, detto. Chiuso, sì, senza tornare a perdere 20 minuti, a cercare di capire. Tanto il rigore c'era. Il gol però, era buono, però, poi l'hai rifatto battere comunque. Cioè, adesso qua, no, mettiamolo al contrario. Sì. Mettiamo che il secondo rigore Çalhanoğlu avesse sbagliato. Certo. Domani avevamo tutti una rottura di scatole, certo. Scusate il termine, così, però, per una settimana di nuovo. Lui io sono d'accordo. Meno male che nella sfiga degli ultimi è andata bene stavolta, perché sennò apre di cielo. Lui ha sbagliato la gestione della partita dal primo minuto in poi. Non ci ha capito più niente. Al di là dell'episodio del calcio di rigore, che sai quante ne sono capitati di un rigore che non vedi e ti richiama il VAR. Ma è tutta la gestione della partita che ha fatto innervosire i giocatori. Tira fuori i cartellini a caso. Ma sì, prima, dai, uno. Sì, a te no, però, a te sì. No, a parte questo, sono 10 ammoniti. Scusami, concludo. Sì, ma Inter-Juve, ragazzi, è ovvio che ha il problema. Il gioco è maschio, Filippo, è ovvio. Però va, avevi ragione te, il fallo l'ha fatto Alessandro. Sì, certo, ma sono due, quindi sì, è un rigore netto. Il giallo l'ha dato Alessandro. Allegri, che fa sta scena però, scusami, ti do la parola subito. Allegri che fa sta scena, che la facesse con i suoi attaccanti. Certo. Perché io volevo chiedere a Fabrizio prima, quanti di questi avrebbero giocato nella sua Juve? Poi glielo chiediamo. No, io invece non discuto il fallo, se l'ha fatto ripetere, perché sono d'accordo con Francesco quando dice che comunque lui è stato aiutato. Alla fine ha fatto tutto giusto. Poi, giustamente dice, se sbagliava il rigore è un atto di scuola. Ha sbagliato l'arbitro, però l'han chiamato, gli ha detto che bisogna rifare. E a me dà l'impressione, perché non è un caso che già in Salernitana a Torino è successa una cosa del genere, mi dà l'impressione che il responsabile degli arbitri abbia messo un veto in questo momento su queste cose, sì, ma perché in corsa. Non mi dà l'impressione, no, fanno tutto in corsa, un giorno così, un giorno no, secondo me doveva farlo dall'inizio, perché se c'è il regolamento devi farlo sempre. Infatti qua hai ragione, non tu, il VAR farlo... salva l'arbitro in questo caso, ma totalmente, semplicemente è una questione, non dà una questione temporale, non annulla il gol che era buono e non vede l'Italia ribattuta, è una questione temporale, interviene il VAR e gli dice, siccome prima c'è un'altra cosa, ovvero De Ligt che entra, tutto quello che succede dopo non importa, quindi lui si salva dicendo non ti preoccupare, anche se tu non hai visto quello che è successo, non ti preoccupare, c'è comunque una cosa antecedente che ti salva e gli fa fare, gli fa ripetere il rigore. Arriva Marcello, abbi pazienza un secondo, mi mancano gli up and down dell'Inter con Filippo. Allora, vediamo un po', aspetto, ok, boh. Gli up, vabbè, Çalhanoğlu perché ha segnato il rigore, ma 6, non niente di più. Brozovic perché in mezzo al campo è quello che si fa vedere, che prova a proporre qualcosina, se si può dare il più, se no 6 e mezzo. No, giusto, no, per 6 più si può sei fare. Più, sì, no, anche perché stiamo parlando di cose. E Dumfries che si procura il calcio di rigore, un 6 più anche lui. Per quanto riguarda i down ce ne sarebbero tantissimi. Allora metterei sicuramente le due punte, Dzeko e Lautaro, 5 entrambi, forse qualcosina di meno Lautaro perché si è preso anche un giallo, ma 5 a Dzeko e Lautaro che non si sono mai visti. E il terzo sono indeciso tra Perisic e Handanovic, perché Handanovic ha fatto quella roba, però ha fatto un altro paio di parate non impegnative, ma che in questi tempi possono essere qualcosa visto come qualcosa di importante. Metto Perisic 5 perché mi aspetto molto di più da lui. Va bene, squadra in campo, sta per ricominciare il secondo tempo. Marcello, dammi 2 minuti lì nella regia e poi... È importante però lì, eh. Orrore e errore. Danilo. Mai vista. Mai vista la partita così. Bernardetti diventa su sinistra ancora, dal lato di destra del campo, al posto di Cuadrado. Un cambio che io sinceramente non ho capito. Però, insomma, spero e vorrei che
essere smentito da, da Allegri con qualsiasi cosa. Danilo, retropassaggio per De Ligt, allarga sulla sinistra per Chiellini, il passaggio forse un po' corto. Dai, Correa, muoviti! Poi arriva De Sciglio, pallone giù sulla sinistra, ma siamo troppo lontani dall'area di rigore, si riparte ancora da De Ligt. Dobbiamo allargare le maglie dell'Inter per entrare dentro perché sono chiusissime. Danilo di nuovo sulla destra, 88 di gioco che scocca adesso. Bernardeschi, fresco, torna indietro. Riparte dai, la metà campo, dai, si porta a spasso Dzeko. Dai Correa, dai Correa! Per Chiellini, che prova a mettere un pallone dentro per Dybala, limite l'area di rigore, stoppa con la Skriniar! Costa. La palla in alto, Bernardeschi con la faccia, anche con un po' di fortuna, poi la prende, rimane lì. Bernardeschi sulla destra, rientra sul sinistro. Fallo, punizione, interessantissima. No, perché? Dal limite dell'area di rigore, dalla destra per Vidal, che probabilmente entra in ritardo, oppure vede male Irrati. Il fatto sta che questa era la punizione che dovevamo avere 10 minuti fa. Si batte da qui, ragazzi, punizione dalla mattonella di Dybala. Siamo al limite dell'area. Ma non è fallo. Molto interessante, molto interessante, ragazzi. Non è fallo. Non tocca mai la palla Vidal, ragazzi, però. No, ma gli passa da avanti. Ma non la tocca mai però. Bernardeschi cade perché viene toccato dentro a un piede. No, ragazzi, dai. No, Dybala, forse una delle ultime occasioni per la Juventus. 89, siamo nel 90° minuto di gioco. Dybala, fammi ricredere, facci ricredere. Marcello, tutti, è la nostra mattonella quella lì, Marcello. Però gli fai il contratto, se ricredere in qualche modo. 89, 15 di gioco. Sulla palla poteva andarci anche Vlahovic perché tira punizione anche lui da lì molto bene. Marce. Però penso se la sia presa Dybala tutta la vita sta va a prendere, gli occhi sono quelli giusti, no, è concentrato. Lo stesso degli occhi. Siamo lontani dalla porta, 25. Siamo lontani dalla porta, sì, almeno 25 metri. 25. Aspetta, c'è qualche problema con la barriera dell'Inter. Andanovic non riesce a farsi sentire. La barriera l'ha messa a 20 metri. No, no, ma era Andanovic che urlava ai compagni. Parte la punizione, la rincorsa di Dybala, il tiro, alto! Alto! Che peccato. Chi è che voleva questo giocatore in campo per forza oggi a tutti i costi? L'abbiamo visto. Sprecata la punizione di Dybala che calcia alto sopra la traversa. Scocca adesso il 90°. Da adesso in avanti sarà solo recupero. Vediamo esattamente 5. 5 di recupero. Francesco, se non metti lui 5 di recupero. Allora facciamo così. Cambiamo un po' la nostra procedura. Arriviamo fino in fondo alla partita perché non possiamo certamente interromperci adesso. 5 minuti di raggi, poi andremo a recuperare. Entra Gosens per... E credo Perisic. Perisic. No, Dzeko. Oh. Finalmente. Dzeko. E metterà Perisic davanti o mette 5 centrocampisti? Non lo so. Mette 7 centrocampisti. Secondo me lascia Correa la davanti e dice sbrogliatela un po' tu. Allora si può dire che non la perdiamo stasera? No, madonna mia. Ma perché devi parlare? Detto, perché devi parlare? Non la perdiamo. Ma perché non devi detto, parlare? Ma stai zitto! Non la perdete, sei tranquillo che non la perdete. Eh no, manca 4 minuti. Cazzo. Penso che sarà molto difficile. No, no, perderla. Io ho visto partite perse in 3 minuti. Sì, però voglio dire, oddio. Tipo la Juve. Occhio di Dybala sulla tre quarti, si porta la palla verso prendila, il centro di rigore, deviazione di D'Ambrosio, calcio d'angolo, Dybala corre verso la bandierina a chiedere il pallone subito, con molta foga, però io, sinceramente, la punizione di prima, rivedendola al replay, tirata così a corpo indietro, di piattone aperto, da lui mi aspettavo qualcosa di molto più importante. 91-11. Occhio. Prova Dybala cercando una deviazione, era dentro l'area di rigore, saltano tutti, compreso Danilo, D'Ambrosio, rimessa al fondo, non c'è calcio d'angolo. Rimessa. Dai. 91 minuti, 30 secondi, rimessa dal fondo per l'Inter, 3 minuti e mezzo al termine. Sì, l'ha presa Danilo con la nuca, dopo un rimpallo. Rimessa per l'Inter, 91 minuti, 36 secondi, si finisce al 95°. Ce n'è ancora. C'è Andanovic. Sul pallone, pronto a rimettere lungo. Pizzi. Quadrato Correa. Sei teso per domani sera. Vediamo un po' se arriva la rimessa di Andanovic. Arriva adesso. Lancio lungo a scavalcare il centrocampo. Non c'è più Dzeko di testa. Vediamo se qualcuno può andare di testa. Sì, Perisic. L'ha presa, Danilo. Una volta l'ha presa. Vlahovic la mette giù. Appoggia per Dybala, che ha un po' di spazio per andare, ma arriva Bernardeschi sotto. Zaccaria, Ken, anticipa benissimo. Skriniar, ma arriva... L'Ambrosione! Danilone! Bernardeschi recupera la palla in rimessa laterale per un l'ennesimo fallo laterale. Dybala in appoggio per Chiellini. Stop di coscia, poi serve di destro subito il volo Danilo con un pallone anche qui un po' impreciso, ma la palla arriva comunque e corre di ancora. Mollate, ancora De Sciglio. Dentro per Arthur, con 3 uomini addosso, deve tornare indietro. Cosa rubagli fa? Rubagli sta palla! E la regala agli altri, c'era un fallo qua! Andanovic! Andanovic. C'era un fallo qua su Arthur. Andanovic, 2 minuti e mezzo al termine, rivediamo. No, dai. No, non c'era nessun fallo, è cascato da solo. Si è impiantato per è cascato completamente da solo. Guarda Bonucci, guarda, il rigore. Due minuti e mezzo alla fine. Vuole entrare. Lancio lungo di Andanovic.
Perisic anticipato. Ehi. Danilo, vediamo dove va la palla. Ci vanno in due, Gagliardini e Vidal. Ancora la palla si impenna. Gosens, De Ligt, Gagliardini, serie di batti e ribatti. Juve. Danilo, si riparte da Szczęsny. Due minuti alla fine della partita. Siamo al 93esimo, che scocca adesso. Palla lunga per De Sciglio. Vidal, Vidal di testa verso Perisic. Danilo, sparacchia alto di nuovo. Campanile per Dybala. Ancora Vidal. Poi tira D'Ambrosio. Tira Arthur. Gagliardini. Gagliardini con una mano. Punizione Juve. Un minuto e mezzo alla fine. 90 secondi. Ma sì. Ragazzi. Punizione per la Juve. Sì. Avete sottovalutato troppo quello che ho detto per 20 minuti. Arthur. Arthur. Chiudete, chiudi Correa, stai siamo davanti. Chiusi, siamo chiusi, stai non sono davanti sbocchi. Correa. Dai, stai davanti. Arthur, su. Dai, Perisic. Una palla in verticale non fa male, non ti viene la febbre se ci provi. Skriniar. Palla dentro per Ken. Skriniar. Arriva Skriniar. Poi Vidal. Vidal di testa Vanno. In retropassaggio per Vlahovic, che entra in area di rigore, prova a rovesciare, viene messo forse giù. Darmian. Protesta Vlahovic, la palla rimane giocatore della Juve, poi Vidal. Arriva Vidal. Che larga per Barella. Barella. 60 secondi al termine, portala in fondo, portala in fondo, portala in fondo, portala in fondo, portala in fondo e prendi fallo. Ecco, fallo laterale per la Juve. Attenzione Barella, aia, aia. Vlahovic continua a protestare per il fallo di prima che lui chiede. Io non l'ho credo visto. Vai crampi, a chiudere. Credo crampi per Barella. Sì, vai a chiudere, vai a chiudere, vai a chiudere. Ancora Juve. Palla deviata. Dai Gagliardini, su, vai su sta palla, bravo. Arthur, Perisic. Barella, portala via di là. Ma non di tacco, Perisic, fallo, calcio di punizione, 30 secondi al termine, colpo di tacco Barella, il colpo di tacco. Forse è l'ultima azione della partita per la Juventus, per provare a pareggiarla, attenzione, poi ci fermiamo e scappiamo in pubblicità che siamo in ritardissimo, ma la partita è andata così. Ragazzi, su, buttala dentro, in area di rigore almeno, non dico in porta, ma Szczęsny va profondo a cercare De Ligt che prende una gomitata in faccia in area di rigore, attenzione, De Ligt ha preso una gomitata in area di rigore, in piena area di rigore, in piena area di rigore, però in piena tutti qua, area di rigore, attenzione perché qua cade anche, c'è un'altra rissa in mezzo a campo perché Vlahovic prende un altro colpo, non ho capito da chi, intanto rivediamo. No, vabbè, dai, Fra, dai, ragazzi, però. Ragazzi, prendo una manata in area di rigore. No, dai, Fra, dai, Fra. Questo è un giallo, questo è un giallo di simulazione clamoroso. Prendo una manata in area di rigore, non è rigore. No, prendo una manata, è un'altra cosa. Fra, è un'altra cosa. L'ha sfiorato, dai. Prendo ha fatto una manata, una non è rigore, prendo una manata, è un'altra cosa. Fra, ho detto. Dai, io ho visto la gomitata prima. Ha fatto una scenata. Qua vedo che non è una gomitata. Ma ha fischiato la questo, per esempio, su Vlahovic c'è rigore. No, perché D'Ambrosio trattiene lo fa cadere. Secondo me neanche questo. Non c'è niente, ragazzi, ce ne parleremo domani. Non c'è niente. Ci sarà tanta Muriola. Adesso non dovremmo scappare in pubblicità. Però finché non arriva il fischio finale, non ci possiamo assolutamente andare. I 95 sono finiti. A voglia se sono finiti, certo. Possiamo sapere se la partita è finita? Finita? No, no. Come fa a non essere finita? Dove lo sta facendo? Non so, sta portando la dai, palla in giro. Lì, no, che finta non ho sta idea. Facendo. Dai, fischia dai, sta partita fine. De lì, per piacere, dai. Ragazzi, non è mai rigore questo. No, però. Ma no, perché ma non l'ha fischiato? La prende. Neanche riparte sfiorato. Ancora, Dybala mette giù il pallone, 96 che scoccano adesso. Dybala, palla dentro, il secondo palo. Saltano tutti, salta compreso Vlahovic, la palla finita. Fischia! Fischia sta fine di partita! Fischia sta fine! Qua deve finire. Fischia sta fine! Qua deve finire la partita. No, finita. Non è finita. Sì, aspetta, sì. Aspetta. Finita, c'è il rinvio dal fondo. Oh, Ale, ma te devi stare tranquillo! C'è il rinvio dal fondo. Ha ragione. Siamo già due minuti quasi oltre il 95. Adesso, fischia, adesso. Finita. È finita! Finita! È finita! È finita! Giochiamo malissimo! Malissimo! Giochiamo malissimo! Ma otteniamo i tre punti importantissimi! E ora ci dobbiamo svegliare! Non si può giocare così! Ma vinciamo a Torino! Io non so che idea avessi tu, però... È chiaro che con una sconfitta del genere la Juve esce definitivamente da ogni tipo di discorso scudetto. No, ma che idea, scusami, che idea doveva avere? Beh, non lo so. Beh, c'era. Se l'avessi vinta stasera... No. Questo è il tabellino. L'Inter vince a Torino con un tiro in porta e due fuori, ragazzi. Sì, no, questa è una cosa... No, lì è il calcio, ragazzi. Sì, può essere il calcio finché vuoi, però tu che hai fatto 22 tiri e 5 in porta, uno pretendo che lo metti dentro. Mi sembra legittimo, hai anche due pali però, Marcello. Uno. Hai anche due pali, una traversa e un palo hai preso. Sì, poi vabbè, la traversa è stata più casuale, il palo è stato proprio sfiga. Io aggiungo che il fallo su Zaccaria di Bastoni a Reinare non era fuori.
Sì, poi, no, ma infatti guarda, secondo me ci si mette di mezzo l'imprecisione della Juventus, però il fatto che l'imprecisione della Juventus, ma anche l'arbitraggio, che l'arbitraggio sì, però c'è da aggiungere una cosa, però c'è da aggiungere una cosa, giustamente hai detto 22 tiri, due pali. Ragazzi, si può vincere anche una partita con un tiro in porta se tu non li fai. Fai sto tiro in porta e se c'entra la porta vogliamo, ma questo è il calcio. Ma non è possibile che non c'entri mai la porta, questo è grave. L'hai centrato 5 volte su 22, stasera, quello che è grave. Ma stasera è più grave delle altre volte, perché stasera Allegri ha osato, ti ha messo lì 4 punte, quindi con 4 punte almeno un gol, io non dico tanto sì, di vincere Marcello. La partita, ma almeno l'1-1 lo dovevano fare. Guarda caso, questa squadra quest'anno è riuscita a portare a casa degli 1-0 anche brutti, sempre comunque giocando in un altro modo. Infatti tutte le volte che ha provato a proporsi, Bergamo con l'Atalanta, lo ripeto per la centesima volta, col Villarreal nel ritorno, questa sera sarà un caso che frutta Bergamo, Villarreal e Inter, fai un gol in tre partite giocando così? Bergamo hai pareggiato al 94esimo appunto minuto. Ma che primo tempo l'hai fatto? Anzi, primi 70 minuti più belli dell'anno forse. Ma è ancora peggio, è ancora più grave, vuol dire non che non abbiamo equilibrio, mai, noi per far punti oggi dobbiamo giocare come ha giocato oggi l'Inter, oggi l'Inter ha vinto di corto muro. Senti, ma l'equilibrio oggi, che cavolo c'entra l'equilibrio oggi? Cavolo, sei lì davanti alla porta, c'entra sta porta, porca miseria, c'hai quattro attaccanti, cosa c'entra l'equilibrio adesso? Ma non ce la fai, praticamente non hai più Ronaldo, Higuain, Mandzukic, eccetera, eccetera. L'Inter è stata nella sua metà campo praticamente quasi tutta la partita, non ne aveva l'Inter, l'hanno criticata gli stessi interisti, possibile che tu non riesci mai a inventarti una cosa per fare gol? Non mi stai seguendo. Ma credo che la rabbia di Francesco sia la stessa, cioè il fatto di aver creato tanto e non aver concretizzato. Sì, ma il problema è quello che la squadra, quando gioca in questo modo, ogni volta che poi gioca in questo modo, spende troppo, ok? Non ha i giocatori per finalizzare questo tipo di azioni, perché se le guardiamo, ragazzi, cioè Vlahovic ha fatto un tiro, ha sfiorato il palo. Anzi, ce ne sono tre pali con quello di Vlahovic. Morata è stato mandato via da tutte le squadre in cui ha giocato, faceva il panchinaro. Dybala non lo vuole nessuno ad oggi, pare. Sì, però Vlahovic è una scommessa. Secondo me bastano e avanzano per fare un gol con 22 tiri. Voglio dirti. Sì, ma questa squadra non può giocare così, perché le perde sempre. Con l'Atalanta 1-1, col Villarreal 0-3 in casa e vai a casa con uno 0-3. Oggi l'Inter fa un tiro, vince la partita. Questo è il calcio. Noi tante. Col Genova. Noi tante partite non le abbiamo ultimamente con la Fiorentina. Altro che 5 tiri, 35. Tirato tante volte in porta e non abbiamo vinto la partita. Però scusa Francesco, volevo dire questo sul discorso della Juve, se andiamo a analizzare la partita di oggi, come è partito Allegri? Con la formazione base, no? Che c'erano tanti attaccanti e attaccanti di valore, perché sotto aspetto tecnico uno non può dire che sono scarsi. Poi magari non hanno fatto bene, però io dico, oggi secondo me Allegri è partito con questa formazione proprio per attaccare l'Inter. E se tu non riesci, come diceva Marcello prima, a finalizzare, ma l'ha detto anche Fabrizio, cioè tu hai in campo questi giocatori che, come hai detto tu, sono dei giocatori che hanno un grande valore, a prescindere. Tu hai fatto, non sei riuscito a far gol. Adesso sì, hai preso un palo, ma con Zaccaria, con tiro da fuori. La traversa è venuta perché il portiere Andanovic ha sbagliato l'uscita, poi ha sbagliato. Però con questi giocatori, contro questa Inter, io sinceramente mi sarei aspettato qualcosa in più. Ma intanto che aspettiamo Bilab, posso fare un saluto? Vai. Volevo solo ringraziare la banda Bagai che mi ha fatto dono di questa maglietta. Ha portato bene, molto bene, così direi, andata la partita. E quindi li ringrazio e me la porterò. Banda Bagai? Sì. Saluto il mio amico Giovanni che è lì, tra l'altro. E me la porterò spesso, perché oggi ha portato un bel paiolo. Mi sembra giusto. Allora, io non vedo ancora collegato il prof, tra un attimo ci andiamo per sapere le quote di Milan-Bologna e anche per salutarlo. Allora, approfittiamo, Marcello, intanto con i tuoi up and down. Up and down, 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 down.
per me i promossi, il Cuadrado rimane sempre promosso. Primo, secondo tempo, è vero, nel secondo tempo anche lui ha fatto un po' meno, però comunque secondo me complessivamente ha fatto un'ottima prestazione, gli do 7 come gliel'avevo detto nel primo tempo. Così come premio stavolta, vedi, lo metto perché Rabiot stasera ha fatto un'ottima partita. Fin quando è stato in campo, secondo me, io non l'avrei nemmeno tolto, perché secondo me c'aveva ancora della birra. Quindi 7 Rabiot, la prima volta che do 7 a Rabiot in 2 anni. Sarà emozionato quando glielo dicono. Speriamo che serva da incentivarlo a fare meglio. E poi il terzo, secondo me, fin quando è stato in campo, Morata un 6 se lo prende, perché comunque ha fatto qualcosa di buono, ha cercato di fare qualcosa di buono anche se doveva segnare, però insomma ho cercato di salvare quelli che c'erano da salvare. Poi negativo Vlahovic, perché fai un tiro, cioè, ma porca miseria, sei l'attaccante di punta in questo momento della Juventus, va bene che è una partita comunque che abbiamo avuto delle grandi difficoltà, però non puoi farmi solo un tiro, va bene, hai preso anche il palesterno, è un tiro in tutta la partita. Lui quando ha un marcatore fisico addosso, io noto che lo soffre, io noto che soffre le marcature fisiche. E quando gli prendono le misure, alla fine anche lui sbarella. Posso chiederti, fatti la domanda su Vlahovic, ma secondo te Vlahovic non avrebbe più bisogno di palloni continui? Perché sì, chiaramente sì, quando sì, era la Fiorentina sì, il punto di riferimento era lui, sì, qua sì, c'è Morata, c'è Dybala, secondo me lui gli arriva un po' pochi palloni. Per le caratteristiche prova a dargliene qualcuno Cuadrado, ma è troppo poco. Cioè, però dico, rispetto alla Fiorentina, Marcello ne prende meno. Se c'è bisogno di un altro tipo di gioco, bisogna provare a fare un altro tipo di gioco. Per con un giocatore così, se vuoi sfruttarlo al 100%, secondo me sì. Infatti, però stasera anche lui cade nel questo negativo. È uno generale. Che sugli esterni, Marcello, devi avere due esterni che quando vanno sul fondo, come hai detto tu, Cuadrado da una parte. E dovrebbe essere D'Alessandro dall'altro, o Bernardeschi, quello che è, devono metterli in mezzo e lui c'è su due palloni e lui ti fa un gol. Però se non vai sul fondo e la metti in mezzo, fa fatica anche lui. Anche se Skriniar, secondo me, stasera l'ha marcato anche discretamente. L'ha marcato molto bene. L'unica volta che gli è andato via ha fatto il tiro. L'unica volta che gli però ha ricevuto pochi palloni. Ha ricevuto pochissimi palloni. Sì, ma Alessandro Bernardeschi è un po' di partite che comunque è così. Non è della Juventus. Scusami, Vlahovic, voto? Scusa, Marcello? 5. Così come do 5 a Dybala. Okay. Perché anzi 4 e mezzo di base, ma sì, perché devi fare qualcosa in più, cioè va bene che ormai te ne vai dalla Juve, ma non puoi fare una partita molle così, anche sul calcio di punizione ti è arrivata la punizione, la tua mattonella, quella è la tua posizione e la tiri nella curva, vabbè, allora vuol dire che non hai voglia. E poi Ken, il suo solito 2, francamente così Ken, morbido, cioè, ma Ken perché alla Juve? Ken cosa fa la Juve? Ken? È una domanda, Marcello, questa è la domanda. Tu che avevi 38 milioni che ti avanzavano, hai pensato bene di investire su Ken. Gioca in Serie A, Ken? Perché gioca a pallone, Ken? Ma sono braccia rubate ad altri lavori, vada a fare un altro mestiere, il calciatore, oppure vada in un'altra categoria. Ma Marcello, quello che non capiamo noi è, ma io capisco che Ken lo giudichi tu, lo giudico io, ma uno che prende 9 milioni di euro all'anno, come fa a non accorgersene che non è un giocatore questo? No, vabbè, ma adesso non è che dobbiamo dare per forza sempre perché per colpa milioni? Di Allegri. Ma prima di tutto non è 9 milioni, perché prende non prende 9 milioni? Sì, ne prende 7 più Allegri. Bonus e questa, ne prende 7 più 5, bonus 3, e questa, 4, però e ci arriviamo una cosa c'entra lui, prende 7 credo che lo manda in campo lui, che lo manda in campo ne io. Prende quello 7 più bonus, ne prende 7 più bonus, quest'anno non prende nemmeno i bonus perché non vince niente. Ma scusa, ma stasera ad Allegri che colpa gli dobbiamo dare? Che stasera ha fatto la squadra più offensiva in assoluto che poteva fare. Esatto. Mette in campo 4 attaccanti e di questi 4 attaccanti non uno che riesce a fare gol. Cioè non è colpa di Allegri. Poi no, però se tu ogni partita quinto, gli dai due, poi mette in campo io lo il metto. Quinto attaccante, cioè, che Ken, poi no, ma Ken non l'ha deciso lui, no, ma Ken non l'ha deciso lui, non ha chiesto lui, prendetemi Ken. Si è trovato lì Ken, infatti Ken è una riserva, dà il cambio a qualcuno, quando l'altro è stanco dal cambio. Il problema è che non dà nemmeno il cambio, perché è un fantasma, è inesistente.
niente, infatti gli do, ogni volta gli do due, sono riuscito a dargli l'insufficienza anche a Empoli quando ha segnato, figurati. È vero, quindi, confermo. Cioè, ragione. Volevo intervenire Tiziano, fatemelo sentire. Io credo che il problema sia sempre lo stesso, cioè tu puoi avere quattro attaccanti, puoi comprare anche Vlahovic che ha segnato 15 gol, 17 gol della Fiorentina, ecco. Ma se non hai i giocatori che sono in grado di rifornirli, di assisterli e di servirli adeguatamente, anche con 4 punti fai la figura che hai fatto stasera, al di là del palo che hai colpito robe del genere. E quello è il nocciolo della questione. Questa squadra non ha un gioco. Forse non ha neanche i giocatori per fare un certo tipo di gioco. La Juventus perde dopo 16 partite di imbattibilità. Vero. No, però dicevo, a noi è capitato spesso quest'anno di non vincere delle partite giocando meglio dell'avversario o tirando tanto in porta. Non le abbiamo vinte, ed è merito nostro. Oggi abbiamo vinto una partita senza meritare di vincerla, ma questo è palese, basta vedere la partita. Abbiamo però la cosa che mi è piaciuta dell'Inter è che nel momento di difficoltà, e si vedeva, era palese, comunque hanno messo in campo quello che avevano, quel poco che avevano, e sono riusciti a resistere agli attacchi della Juve, anche con un bel po' di fortuna sicuramente. Però, insomma, alle volte te la prendi anche volentieri una vittoria non meritata. Quando ti va di sfiga lo dici, quando ti va di fortuna lo dici, oggi c'è andata di fortuna. Adesso devi dire invece gli Appendau. Gli up and down, sì, no, ma oggi li faccio volentieri, anche se non è che ce ne sono molti. Allora, rimetto Çalhanoğlu, perché comunque è il match winner, ma sai, comunque ha sbagliato male il primo rigore, ritornare sul dischetto e tirarlo bene non è così scontato. Detto questo, partita onesta, nulla più, sei più. Poi mi è piaciuto tantissimo, e secondo me assolutamente il migliore in campo, che è Skriniar, 7.5, nel momento di trincea, nel momento in cui tutti facevano fatica, Skriniar era ovunque, anticipava tutti, si buttava Skriniar, e poi Brozovic a centrocampo ha fatto il bello e il cattivo tempo, non nel senso che rispetto alla Juve, rispetto ai nostri giocatori, era quello che ha tenuto in piedi la baracca, sia in zona difensiva che in fase di palleggio, e quindi 6.5 a Brozovic. Per quanto riguarda invece i down, allora, a me è piaciuto anche D'Ambrosio, se devo dare un voto positivo lo do anche a D'Ambrosio. I down metto, Dzeko e Lautaro, li confermo, nulla. Cioè nulla, Lautaro 4.5, Dzeko 5, perché in fase difensiva di qualche calcio d'angolo ha buttato fuori qualche palla di testa e ha sbrogliato un po' la matassa, giusto per fase difensiva ha dato una mano in questi calci piazzati, quindi 5, non 4.5, ma più o meno in attacco nulli tutti e due, si sono mai visti. E l'altro è Correa. È entrato Correa, non è che ha giocato due minuti, ha giocato tanto, ha giocato più di mezz'ora, 37 minuti se non sbaglio. Si aspetta sempre qualcosa da Correa, fa mai niente, poi. E quindi 5 anche Correa. E quindi 5. E sono d'accordo sull'arbitro anche con Marcello. Credo che ci sia un 3 generalizzato. Ha gestito malissimo la partita. Direi... l'episodio del rigore mi metto in avanti, su qualcosa. Quale rigore? Scusami, no, perché sai. Il primo rigore che lo fa. Ma cioè, se tu sei in arbitro, sei in campo e vedi un fallo sul portiere e hai fermato già un fallo di confusione a quello che ha visto lui e l'hai fermato, che cavolo stai a sentire il VAR che ti dice no, ma quello è entrato prima? Io ho visto in campo, io ormai ha parato, è partita un'azione. Io personalmente ho già deciso, non mi interessa. No, in quel momento invece gli interessa. E poi sul fallo di Zaccaria, io adesso ho avuto di fermo immagine e francamente i vostri telefonini avete tutti la stessa immagine, che ho visto in diretta, l'ho vista anch'io ed effettivamente mi lascia un po' perplesso. Cioè, possibile che lì allora non vede lì Mazzolini, dov'era? Non vede, perché questa qui è una partita che doveva finire pari, perché è giusto così, perché la Juve questa partita non la doveva vincere. No, scusami, non la doveva perdere. E l'Inter non meritava di vincere, come l'ha detto anche Tramonto, l'ha detto anche Filippo. Quindi quello era il risultato giusto. L'arbitro ci si è messa di mezzo, per giunta, poi la Juve non è in grado di fare un gol e quindi la perdi. Però con questo non è che voglio dire che l'abbiamo perso perché solo per l'arbitro, perché come dicevo prima, sei quattro attaccanti, un gol devi fare. Uno. Sì, ma basta anche andare a prendere il ginocchio di Chiellini dopo 20 secondi che cicca quella palla in modo clamoroso da lì e prende la traversa. Sì, poi Vlahovic di sinistro prende un altro palo, però ripeto...
Io continuo a insistere su una cosa. Il rigore di Bastoni su Zaccaria, secondo me, c'è perché è in area. Poi magari il rigore lo sbagli. Quindi stiamo su quello che stiamo vedendo negli ultimi però è grave, settimane. Col VAR, cioè, non fermare il frame. No, ma è gravissimo, sono d'accordo con te, anche, cioè, perché ti ripeto, è facile, secondo per me sul primo rigore dell'Inter non c'è un fallo, ce ne sono due. Prima la VAR l'ha vista lì, è andata a vederla. Perché non l'ha vista dopo, lì grave. Cioè, l'ha vista il VAR, ma Torino non l'ha vista col Toro sulla palla di Belotti? Ti chiedo, visto che lo stai dicendo. Dici che ha fatto un altro errore così grave? E beh, ragazzi, ma questo è grave uguale. Io però... Però, ripeto, io prima guardo la mia squadra che fa tre partite uguali e ne esce con un gol fatto e in totale quattro gol subiti. E butta via quello che poteva essere da adesso in poi un pensiero che fino a tre mesi fa avrebbe fatto ridere tutti quanti, sia noi certo. Studio che la gente a casa. Cioè, quello di giocare per lo scudetto. A questa classifica, togli tre punti all'Inter, mettili alla Juve, capisci no, bene che cambia adesso tutto. Adesso lo scudetto addio, penserai ad altro, per il quarto posto non perdi chissà quanto, perché comunque dietro sono abbastanza lontane. No, però hai perso tre punti secchi sulle due romane, per dire. Sono distanti, Certo. Sono distanti. Però il VAR continuiamo a non capirlo, ragazzi. Distanza di 4 anni, continuiamo a non capire il VAR. Questo è su questo. Attenzione alla Roma, che adesso la Juve ci deve guardare la Roma, perché io stasera calcolavo che stasera un punto magari lo prendevamo. Allora, prendendo un punto tu comunque allunghi il distacco sia dall'Atalanta, ma adesso c'hai la Roma che ti sta venendo addosso. Adesso la Roma ce l'hai a 5 punti, ci sono 8, quante partite? 7? 7 partite? Attenzione. No, attenzione. Prima non ho capito. Mi spiegate un attimo, il discorso di Zaccaria era fallo da rigore dentro. Allora, c'è un'inquadratura, c'è un'immagine che sta circolando sul web. Tale per cui sembra che immagine, effettivamente però, il contatto sia esattamente sulla linea dell'area di rigore. Come diceva Francesco all'inizio. Però io mi chiedo, ma quelli che sono andati a vedere, che hanno 800 monitor... Io aspetto... Giacomo, arriviamo dal Torino Inter, che è recentissimo. Forse è un caso clamoroso, perché vincono in tre e prende la palla. Lì però, Francesco, secondo me è un po' diverso, perché decidono che non è fallo, ok? Quello che dici tu su Belotti. È più grave. Quello di Ranocchio, no? Quello di Ranocchio su Belotti. Okay. Quello è gravissimo. L'ha visto tutto il mondo, come hai detto tu, però secondo me sono due cose diverse. Qua c'è una linea. Allora, la linea, cioè, lì decide sia l'arbitro che il VAR con Belotti, non è fallo, invece ha sbagliato, perché certo. Ha visto tutto il mondo che Ranocchio prende Belotti. Ho capito, tu hai ragione, tu dici, è ancora linea. Più grave, perché qui il fallo lo dà. Esatto. Perché il fallo la Juventus glielo dà, però gli fa battere una punizione da fuori area. Quando in realtà proprio la collocazione geografica del fallo dovrebbe essere la cosa più semplice. Lì, Francesco, che mi lascia il dubbio è quello. L'interpretazione del fallo di Belotti ragazzi, era l'occhio. Irrati sul rigore dell'Inter, ripeto per la terza volta, ha sbagliato tre volte in un minuto. Cioè non ha visto il rigore doppio che c'era tutto. Però il VAR ha annullato il gol che era buono. Però lì il VAR ha fatto il suo. Dato un rigore che c'era. Grazie al cielo. Okay. Infatti il problema è che il VAR fa in quel caso e poi nel secondo tempo almeno vai a rivederlo. No, sai perché Francesco dico questo? Perché c'era un silent check, ti ricordi? Dicono che chi è il VAR c'ha più di un monitor, giusto? Hanno decine di telecamere. Allora, la cosa che mi lascia un po' il dubbio è quello, perché la linea, non però, puoi dire se guarda caso, dire guarda caso, la cosa strana è che è la stessa identica telecamera che va a pizzicare il fallo su Dumfries. È la stessa telecamera, che è quella retroporta a sinistra della è porta della Juve. Il frame che ho io è quella per il quale, quando c'era la diretta, ho detto, ragazzi, occhio, che secondo me è questa roba in area, perché da lì si vede molto bene che il piede... Quando gli arriva addosso Bastoni. Se state guardando le immagini in bassa frequenza di adesso. Immagini, tu non sei sicuro. No, cioè... però ragazzi, ho rivisto quello dell'Inter. Sì. Io quello di Morata lo capisco, perché è sfortunato Morata. Morata nel camminare pesta. Alessandro che stupido. Ma Alessandro fa una roba. Gli cade una ginocchiata. Ma che non ha nessun tipo di senso. Morata secondo me è manco. Però io per il fallo quello su Zaccaria aspetterei domani l'amo viola, perché non è chiarissimo, È lì, dov'è? Proprio vicino. No, loro non possono non averlo chiaro, credimi Ale. No, ancora qua sulle immagini. Loro da sopra hanno il campo diviso per Sì, ma per qua non è chiarissimo sulle immagini. Cioè, no, non so tu che immagini stai guardando. Per te no, per me sì. Come lo è il rigore dell'Inter, allora, che è netto. Noi possiamo stare qua tre giorni, però fino a che non hai una cosa che ti fa vedere a livello visivo. Infatti, che domani tireranno le linee. So che non si deve fare, però almeno come collocazione geografica te la regalo. Poi dopo... Fallo o non fallo, no, però la collocazione geografica dall'immagine che gira
effettivamente, se contatto c'è, dà l'impressione di essere dentro l'area di rigore, cioè a cavallo della linea. Cioè, qui non è il problema, sai qual è, Bonfi? Che per un contatto comunque minimo che c'è di Alessandro, tu il rigore lo dai. Per un contatto minimo che c'è su Zaccaria che lo fai cadere, non lo dai. Questo rompe le scatole. No, perché il VAR interviene sul primo caso e deve intervenire anche sul secondo, visto che comunque il fallo l'hanno visto. E allora, se il fallo l'hai visto, vuol dire che sai che fallo è quello. Marce, perché, Marce, non dai rigore? Marce, però il discorso di Dumfries con Alessandro è diverso, perché proprio, a parte il piede che viene pestato, va bene, ma arriva in ritardo, poi gli dà in pratica, lo calcia, gli calcia il polpaccio di Dumfries. Cioè, sì, quello è chiaro. Però lì sei andato, scusami, io quello che sto contestando. Siamo in chiusura, veloce, Marcello. Che lì sei andato a vederlo, l'hai visto più volte, ci siamo fermati un mucchio di minuti e gliel'hai dato. L'altro l'hai visto e poi alla fine non ti accorgi che era in area. Basta, chiuso. Grazie Marcello, buonanotte, è stato un piacere. Buonanotte, ciao, Marcello. Grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao.